un travestì, un ruolo maschile, un ruolo che normalmente in epoca moderna ricoprono i soprani, quale io sono. E i ruoli antravestì, soprattutto questo di Arsace, ha un'estensione molto ampia, dal registro grave a quello acuto, però le variazioni spesso vengono scritte dal direttore musicale, sono proprio per facilitare e aiutare una tessitura che non è facile, che spesso è bassa. I castrati erano dei veri e propri divi. Oggi questa etichetta non c'è più. E c'abbia almeno di me pietà. La primaria di Armindo, l'aria più dolce, l'aria più... Mi piace molto questa primaria. Urilla escogita una serie di travestimenti per sfuggire alle insidie di Beltramme, però Beltramme la riconosce sempre e dice: no, tu sei Urilla. Maestro, per Fandango! Grande. E che papparo, 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 che stupitirro, pitirro, dito, che smitangano, tangano, tangano, che mai la È stato molto divertente per me imparare a fare la battaglia. Era la prima volta che usavo la spada, perché cantando questo repertorio non mi è mai capitato di incrociare la spada con nessuno. E qui si è fatto veramente, perché c'era il maestro d'armi che ci ha insegnato a fare tutto questo e mi sono riscoperto un po' uno spirito da Indiana Jones, mi è piaciuto. Devo dire che mi gusta molto la Jurado, la Rocío Jurado, la Lirio. È uno dei momenti in cui io mi diverto molto a imitare questa grande cantante, anche se non l'ho conosciuta molto. Cantava la zarza amora. Una frase che mi riesce sempre difficile. Ya os lamentareis cuando nuestros alguaciles ya no patrullen las calles. Italia para los italianos. Ya os lamentareis cuando nuestros alguaciles ya no patrullen las calles. La nostra compagnia ritornerà in Italia, così i napoletani possono vedere quello che è stato realizzato in Spagna dell'opera originariamente nata in Italia. È stata un'esperienza tranquilla, serena e anche molto silenziosa, perché Tambascio è una persona che ha tanta energia, ma è anche tanto silenzioso e bisogna entrare, come per tutti, però in questo meccanismo del maestro.
E io mi augurerei che tutto questo che succede qui e che si è visto qui in Spagna possa succedere in Italia. Napoli in effetti è la città italiana più vicina alla Spagna, perché per più di 300 anni Napoli è stata spagnola, prima con gli aragonesi e poi col viceregno spagnolo nell'epoca di Carlo V fino ai primi anni del Settecento. Dopo ci fu un piccolo trentennio di viceregno austriaco e poi i Borboni di Spagna divennero Borboni di Napoli. Quindi diciamo che Napoli è stata importante da un punto di vista culturale. Controllando si aprono le porte per il pubblico, che siamo in ritardo. Sto andando a dare mezz'ora. Mezz'ora per lo spettacolo. Apriamo le porte, la voce inizia. Con la fetta di corno ti tira. Il Teatro San Carlos, inaugurato nel 1737, fu il teatro più importante d'Europa, il più grande in suo tempo, bellissimo, uno dei più hermosi del mondo. Venendo qui con Partenope, una opera napoletana, nella propria Nápoles, in questo teatro tan straordinario, bueno, pues nada, fantastico, no? Noi va dentro. Mucho merda. Mobile phones and electronic devices are switched off.